In questo video di topografo vedremo adesso come poter procedere all'elaborazione quindi di un nostro rilievo GPS e come definire innanzitutto un inquadramento rispetto a un punto di orientamento o come definire anche un caposaldo e come poter importare anche sovrapporre eventuali mappe di ortofoto di Google. Innanzitutto procediamo quindi all'elaborazione. Andiamo su planimetria, lasciamo il nostro sistema TRFM UTM forza soffuso 32 ed elaboriamo il nostro libretto. In questo caso abbiamo elaborato il nostro sistema rispetto a coordinate UTM. Se adesso andiamo a vedere il nostro punto 101, quindi facciamo trova punto, digitiamo 101, eccolo qua, ci ha centrato sul nostro punto. Vediamo che ha queste coordinate, quindi UTM, coordinate geografiche, quota ellissoidica collegata. Nel momento in cui è collegato quindi al libretto, nel momento in cui io voglio definire quello che è un caposaldo, quindi dare le informazioni di caposaldo rispetto a una quota prestabilita, perché il mio 101 deve avere quota 0 e tutti gli altri punti si devono adattare a quella quota. Andiamo a utilizzare nel menu topografia modifica quota. In modifica quota ci sono varie opzioni, cioè mi dà la possibilità di selezionare i punti, traslare il libretto o impostare un caposaldo del libretto. Imposta caposaldo, quindi vado a selezionare il mio 101 e mi chiede il programma di inserire quella che è la quota del caposaldo. Lasciamo .000. Confermiamo con l'invio, vediamo automaticamente che in tempo reale i punti si sono adattati alla nuova quota. Quindi dal 101, che è il mio caposaldo, quota 0, il 102 a meno 0,29 centimetri, 3,5 m e così via. Cioè tutto il mio rilievo si è adattato rispetto al nuovo caposaldo. Torniamo un passo indietro, torniamo praticamente nel libretto con informazioni ancora da elaborare e andiamo nella sezione, ad esempio, inquadramento. Aggiungiamo ad esempio il nostro aggiungi punto, diamo il nome punto 101 e gli definiamo che la coordinata 101 deve avere x 5 50 y 10 con quota 0. Andiamo ad elaborare il mio libretto. In questo caso andiamo a definire esegui ruota traslazione. Andiamo a eseguire sistema locale e andiamo a elaborare il nostro libretto. In questo caso è stato inquadrato rispetto a coordinate 101, però con coordinate x, y e z andiamo a verificare. Vediamo che il nostro punto di inquadramento è partito dal 101 con coordinate x 50, y 10 e z 0. Questo è un altro modo per poter inquadrare il mio rilievo rispetto a un determinato punto. Avendo informazioni comunque il punto anche geografico, quindi coordinate geografiche, possiamo procedere anche a generare dal menu Home la mappa ortofoto di Google. Quindi clicco su Genera mappa, clicco più o meno al centro del mio rilievo e si apre la finestra di gestione della mappa. Andiamo ad inquadrare la zona più o meno di interesse che ci interessa, appunto. Vado col maiuscolo della tastiera tenendo premuto e col tasto sinistro del mouse, vado a evidenziare un riquadro azzurro, faccio crea mappa, vado a scegliere lo zoom, dettaglio di zoom delle mappe, il percorso dove salvare la mia mappa Google, salva e crea mappa. Mi permetterà di scaricare quindi tutte le immagini della mappa e quindi inserirla automaticamente all'interno del mio rilievo. Posso ovviamente andare doppio clic nelle proprietà del mio, della mia mappa e quindi cambiare anche eventualmente layer mappa Google e associarla a un determinato rilievo. Posso applicare una trasparenza se mi serve applicare una trasparenza, se ho una sovrapposizione. Lo stesso discorso vale anche per le mappe catastali, dove io mi do la possibilità quindi di poter,
avere a disposizione quelle che sono le coordinate di GPS.